libero? Sì. Attenzione, attenzione, la giacca. Vabbè, non mi dà fastidio. Che c'entra? Scusi, gliela levo. Nina, finalmente sei arrivata. Hai paura? Adesso non più. Lo sai che è venuto solo mio papà perché mia mamma non è potuta venire. Ma dai, anche mia mamma non è potuta venire, c'è solo mio papà. Che bello. Stare 8 riunioni oggi per venire qui, mia moglie ha avuto un contrattempo e sto qua. 8 riunioni? 8 riunioni, ma devo spostare un'altra, aspetti. Sì, anch'io effettivamente oggi ho dovuto delegare tutto a tutta una serie di miei assistenti. Assistenti? Sì. E d'altra parte, i figli prima di tutto, no? Come si dice? Poi questo è il periodo dei saggi. Domani il mio figlio grande è quello di Oboe. Ah. Oh boy, bello. No, mio figlio invece fa, c'ha domani quello di pianoforte e poi la prossima settimana quello di chitarra elettrica. Pianoforte e chitarra elettrica, sì, sì, particolare. Sì. Beh, li sono insieme. Pensi. D'altra parte, la famiglia prima di tutto, come si dice. Pensi che a casa nostra ci si è messa anche mia moglie. Domani ha il concorso di dressage freestyle, io faccio fatica anche a dirlo. Dressage freestyle. E vabbè, si fa tutto, dai. Sua figlia che fa? Ritmica? No, fa artistica. Sì, artistica. Sì, neanche la mia fa artistica. Anche se devo dire, lei è proprio portata, adesso infatti l'anno prossimo le faremo fare proprio acrobatica, perché proprio fa queste cose. Sì, cioè, no, ma anche la mia, portata anche lei, ho sentito mia moglie, infatti voleva iscriverla anche lei ad acrobatica, però mi parlava di acrobatica in inglese, che è una lezione che fanno con i comandi madrelingua. Lo conosco, no, ma mia figlia già lo parla l'inglese, quindi proprio madrelingua. Cioè, infatti pensavo di fargliela fare in tedesco. Sì, cioè i comandi più decisi, no? Heinz, vai, drive. Oppure anche in cinese. In cinese, sì. Vabbè, mercato del futuro. Appunto, per quello, sì. Io per quello sto lavorandoci sopra, lo sto studiando. Sta studiando il cinese? Sì, come mai? Io sono un medico, quindi? Capita di fare visite in cinese. Cioè lei fa proprio le visite in cinese? Sì. No, scusi. Capita, non tutti i giorni, però. Vabbè, immagino, cioè in che cosa consiste? Signore e signori, buonasera, prego bambine. Ecco qui, composte lungo il muro, mi raccomando, ritte ferme. Oh, ecco qui i nostri genitori. Signore e signori, buon pomeriggio. Io sono Paolo, sono maestro Paolo. Adesso le bambine stanno lì buone, un attimo, ecco, io so che voi siete impazienti di vedere le bambine all'opera, però ci vuole un pochino di calma ancora, anzi facciamo una cosa, un bel respiro, mandiamo via tutta la negatività e ricominciamo da capo. Allora, buongiorno, buon pomeriggio, sono Paolo, maestro Paolo, e oggi vi farò una piccola lezione di botanica, i cui passaggi salienti verranno proprio rappresentati dalle vostre bambine attraverso dei, come dire, dei brevissimi quadri che io stesso ho coreografato. Allora, brave, fermo ancora un secondo. La primavera. La primavera porta con sé una rinascita, ecco. I fiori sbocciano, e gli insetti fanno la loro comparsa, no? Per avviare il processo dell'impollinazione. Quest'ultima prevede il passaggio di una sostanza, il polline, dalle antere del fiore allo stigma di un altro. E vabbè, ma non è una cosa che si fa un saggio di bambine questo qui. L'impollinazione è un prerequisito fondamentale perché permette lo sviluppo dei semi. Questo tipo riproduzione si dice assessuato ed è tipico di tutte le piante e anche di mio zio Marcello. Che assessuato. Io però vi vedo che avete l'occhietto furbo, vedo che fate i piccoli ammiccamenti, insomma le battutine, mi raccomando, cerchiamo di contenerci perché ci sono comunque delle bambine, eh?
come si chiama? Raffaele. No, 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 la bambina. Ah, è Thea. Dea. No, Thea con la T. Dea con la T. Sta scherzando. Thea con l'H, no? Thea. No, no, Thea, pulito, tre lettere, dritto così. Thea. 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 Ma scusi, ma con Thea, l'H. Sono tre lettere, dritto, semplice. No, no. Perché fa questa cosa? No, per capire, non è Thea. Cioè, ah, certo, no, sarebbe te in inglese. Tia, Thea. No, veramente è Dea in greco. Ah. È la mamma del sole e della luna. Una cosina bella sta cosa, bella, no, fa ridere, fa ridere, sì. Per favore, io non lo so, io parlo, vi dono queste perle, ecco, vi faccio partecipi della mia vita personale. Io non lo so, ma è tutto il pomeriggio e vi sento parlottare e guardate i telefonini e stiamo a smanettare, io non lo so. Io mi sono arrabbiato anche con gli zii della Bagnale una volta, pensate se ho paura di un pubblico come questo. Direi che può bastare come sfogo. No, noi abbiamo dato un nome più semplice. Nina. Nina. Cos'è il diminutivo di Giovannina? Cos'era il nome della nonna? No, Nina è un nome russo. Nina è un nome russo? Sì, Nina è un nome russo. Viene dal gabbiano di Chekhov. Cioè, voi avete messo il nome di un gabbiano alla bambina? No, guardi, no, non è il nome di un gabbiano, no. Nina è un nome di un personaggio. Nina è un nome ortodosso, è una santa ortodossa. Eh beh, perché non le sa? Ecco, vedete ortodosso. Che tutto torna nella memoria di un grande Béjart, dicevo. Anche Oriella Dorella, a suo tempo... Aspettate, bambine, ancora un momento di pazienza, per cortesia. Per cortesia, io so che siete impazienti di entrare in scena, ma prima c'è Maestro Paolo che deve fare la spiega. Allora, torniamo a noi. A proposito dell'impollinazione, vorrei raccontarvi un breve ma colorito aneddoto. Eravamo a casa di Zeffirelli, io ero giovanissimo, e si sparse la notizia che quella sera sarebbe passato da casa Zeffirelli Rudolf Nureyev. C'è stata un'eccitazione meravigliosa, eravamo tutti ansiosi di vedere il grande ballerino russo, io soprattutto, in quanto giovane ballerino, ansioso di diventare poi quello che sarei diventato. Allora gli amici mi spingevano, ma dai Paolo, fai tu, facciamo la primidì di un phon. E io dissi così, allora cosa vogliamo fare? Il pomeriggio di un asciugacapelli. Ero già spiritoso allora. E allora Zeffirelli mi disse, ma sì, non avere paura, vedi anche questo. Bella, la mia è quella lì che sta dando la mano allo stambeccone, la vede? Quella. Stambeccone. È mia figlia. La gazzella, vorrei dire. Ah, vabbè, sì. Si stanno dando le mani le nostre bambine. Penso. Beh, no? Ma la sua quanto ha? 6-7? 6-7 cosa? 6-7 anni. Ma che sta dicendo 6-7 anni? Ma c'ha 9 anni e mezzo già. Ma è sicuro? Ma sono sicuro, sì, ma perché la sua quanti anni c'ha? La mia ha 9 anni, appunto, dico, siccome la sua la vedevo ridotta, piccolina ai minimi proprio. Ma che cosa sta dicendo? Ma sei quasi nella media, ma piccolina cosa? Ma perché ridotta? Ma... No, ma perché poi c'è sempre tempo per crescere, eh? Non senta, per cortesia. Speranza è l'ultima a morire. Piccolina, ridotta. Meglio piccoline che alte e sgraziate. Da che mondo è mondo si dice altezza e mezza bellezza, sì, mi spiace dirgli. Certo, si dice pure nella botte piccola c'è il vino più buono. Sì, tanto va la gatta all'arlo. Ma che c'entra tanto va la gatta all'arlo? No, per dire. Ma che, per dire cosa? Per dire. E mamma mia, tutti gli anni la stessa storia, sempre il medesimo copione. E dai, 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 ci siamo venuti apposta. Avrei potuto telefonare anch'io, istruivo le mie assistenti al telefono, e invece no, io il rispetto ce l'ho, quindi portiamo rispetto. Lo vedo, sì, ho capito che è più lui. Lei sta facendo le facce al presentatore? No, perché non sto facendo. Stava lì facendo, l'ho vista benissimo. No, stavo pensando alle riunioni. Non ed ecco voi. Questo, io. I piccoli fiori, almeno sarete contenti. Forza bambine, prendiamo posizione, fate sto numero,
Dai, prego, avanti, posizionatevi, così vi facciamo contenti. Ecco. Bravo. Ha fatto quella che quasi non si vede, a casa ci passa da una stanza all'altra, noi non ce ne accorgiamo. Sì, io la vedo. Sì, ma adesso si vuole far vedere. Sì, è una situazione diversa. Bravi, avete ricevuto i vostri applausi, ancora fuori andiamo a cambiarci, prego, bravissime, sfilare, bravo, brave queste belle, brave bambine, ecco, ora non ci rimane che affidarci al buon senso dei vostri genitori, i quali per tutta la serata non hanno fatto altro che guardare i loro telefonini, a con chi abbiamo parlato, ecco, gli amici della pizzata, con le vecchie fiamme delle medie. Saggio termina qui, un grazie caloroso alle vostre bambine e a voi un arrivederci, nella speranza che l'anno prossimo
impariate un po' di buona educazione. Scusi un attimo, ma lei stava facendo le facce al presentatore, io questa volta l'ho vista. No, è che semplicemente è vero che è stato tutto il tempo a smanettare il cellulare, più di tutti qua dentro. Io sono un medico, la reperibilità, lo sa che cos'è? La reperibilità a Pokémon c'ha lei. Ma per cortesia, ma pensa a te. Ma per favore, dai. Papà, ti devo venire a casa mia. Domenica posso andare a casa di Nina, ti prego. No, amore, non lo so, papà è impegnato la domenica, lo sai che abbiamo mille cose da fare, no? Ti prometto che farò la prova per un anno. Una volta, dai, non ci sono mai stata. Per favore, dai, ti prego. Dai, papà, ti prego, dimmi sì. Non lo so, anche il papà, vedi, non credo. No, vabbè. Se lui dicesse che... Vabbè, non è che mi la lascia... Sì. Sì! Oh, eccolo! Si vedeva bene in prima fila, eh? Sì, però c'era solo quello che parlava. Lo so, c'era sempre quello che parlava. Mamma, mi presenti la tua amica? Sì. Allora, Tea, questo è mio fratello. Arturo, piacere. Questa è Tea. Piacere, Tea. Questo è quello della chitarra elettrica. Che cos'è la chitarra elettrica? No, vabbè, perché è modesto. Andate a giocare, dai. Andate. Mi dia il suo numero così. Vediamo se ci possiamo confermare. Io non lo so, eh. No, ma non lo so neanche io. Vediamo. Devo sentire. Comunque, 333 sì. 222 sì. 999. Basta. E c'è sto numero qua. Se l'ha inventato, mi dica la verità. Ma che mi sono inventato? Ma mi inventavo il numero di telefono, è questo, quindi. Comunque, io mi chiamo Raffaele, Lele, per gli amici. Brave queste bambine, bravissime! Una più brava dell'altra!